Nome. Noemi Batchi. Francesca Dalla Pè. Quanti anni hai? Ho 32 anni. E 34. Che sport pratichi? Da Io faccio tuffi. Pratico Tuffi. quanto lo pratichi? questo sport da quando avevo 6 anni, quindi ormai sono 27 anni. Allora, ho iniziato a 6 anni, quindi quasi 28 anni. Che cosa ti ha spinto a dedicarti allo sport? Pratico questo sport perché mia mamma era una tuffatrice a sua volta e mi portava in piscina a guardare i suoi allenamenti. Ho voluto provare e mi sono innamorata di questo sport. Quello che mi ha spinto è stato comunque la curiosità e il divertimento all'inizio, poi il raggiungimento di tanti obiettivi e di sogni. Che cosa ti piace di più della tua vita di atleta? Del mio sport e della mia vita di atleta mi piace un sacco la ricerca della perfezione perché ci alleniamo quotidianamente lavorando su ogni singolo movimento, sul nostro corpo e sulla nostra mente per ricercare appunto quella perfezione che raramente si ottiene, ma quando la si ottiene è un'esperienza inimmaginabile. Quello che mi piace di più è mantenermi in forma, fare l'allenamento, mangiare sano e anche un po' l'adrenalina della gara. Il tuo sport è la tua vita? Sì, al momento lo sport è la mia vita perché occupa la maggior parte delle mie giornate, ma io lo ritengo quasi più un mezzo per uno scopo, il mezzo per sentirmi in un certo modo, per fare certi tipi di esperienze, quindi questo come lo sport lo si può trovare poi nella vita, non è necessario insomma essere sempre legati al proprio sport, quello che è sicuro è che ti regala e ti insegna tante cose. Sei attento alla tua alimentazione? Sì, sono molto attenta alla mia alimentazione, anche perché tuffandomi da 10 metri è molto importante essere più leggeri possibile, perché ovviamente il corpo deve funzionare in maniera ottimale. Sì, cerco di stare attenta all'alimentazione, mi piace mangiare sano, mi piace tenermi in forma, anche se devo dire ogni tanto faccio qualche sgarro. Credi che curare la tua alimentazione sia importante? Perché? Sì, credo di sì. Curare l'alimentazione è sicuramente molto importante, fondamentale per uno sportivo, ma anche nella vita di tutti i giorni, perché il nostro corpo è la nostra macchina che, se nutrita correttamente, ci porterà più lontano possibile. Io poi faccio appunto i tuffi da 10 metri e lì ogni singolo chilo conta, quindi con una corretta alimentazione cerco anche di tenermi leggera. Credo che sia veramente importante avere un'alimentazione sana e corretta, non solo per noi atleti, ma per tutte le persone in generale. E quindi, anche se non avessi fatto sport nella mia vita, avrei comunque fatto molta attenzione a quello che mangiavo. Quale alimento senti che ti dà più energia? L'alimento che mi dà energia istantanea è il miele. Io me lo porto dietro ad ogni gara perché al momento dell'occorrenza mi dà quella carica, immediatamente e quindi non posso vivere senza. Gli alimenti che sento che mi danno più energia sono, non lo so, tipo il farro, l'orzo. Quando ho cominciato a sostituire questi alimenti con i carboidrati normali, ho sentito una forte energia in più. E qual è il tuo cibo o piatto preferito? Il mio piatto preferito è la pizza, anche se non è proprio un alimento dietetico, però è cibo per la mente, quindi ogni tanto assecondo questo mio bisogno. Il mio piatto preferito è la pizza. Mangi biologico? Sì, mangio biologico perché penso che la qualità di quello che mangiamo è molto importante e quindi se attraverso il biologico riesco a nutrire meglio il mio corpo, ben venga. Sì, cerco tendenzialmente di mangiare biologico. Voi due vi conoscete? Sì, ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo condiviso la nostra prima Olimpiade insieme a Pechino e siamo amiche fin da piccole. Sì, da tanti anni. Datevi un consiglio a vicenda. A Francesca darei il consiglio di non sottovalutarsi mai perché nonostante tutti i suoi risultati è rimasta una persona dal cuore purissimo e quindi il mio consiglio è di non lasciare che la calpestino perché lei vale veramente tanto. Ma nessun consiglio, rimani come sei. E ora salutatevi. Ora salutatevi. Ciao Fra! Ciao!